Quaresima di quest'anno, caratterizzata dal Vangelo di Luca, ci offre nella quarta domenica, la Domenica della Gioia, uno dei testi più belli di tutta la Bibbia. Potremmo dire un capolavoro del Nuovo Testamento e del Vangelo di Luca in particolare. La parabola del Padre Misericordioso, altrimenti detta del Figlio Prodigo, che completa le tre parabole della misericordia, o meglio ancora le tre parabole della speranza, nel capitolo 15 di Luca. La parabola della pecora smarrita, della moneta perduta e appunto del figlio prodigo. Il pastore che perde una tra 100 pecore e va alla sua ricerca. La donna che perde in casa una moneta di 10 e spazza tutta la casa finché non la ritrova. Ecco, sono segni di questo Dio che è pronto a cercarci, perché ognuno di noi è prezioso ai suoi occhi. Ognuno di noi è molto più che una pecora o una moneta. Ognuno di noi è molto più, è un figlio che il Padre lascia libero di andare o di rimanere. E chi di noi, almeno una volta nella vita, non è rimasto commosso ascoltando il testo della parabola del figlio prodigo? Pensiamo a quanti nell'arco della storia hanno letto, meditato, ascoltato queste parole di Gesù. Pensiamo soprattutto ai grandi peccatori, a coloro che si sono allontanati e che forse in un momento della loro vita hanno ritrovato, leggendo questo testo, una parola di speranza. Io sono quel prodigo, io ho sperperato tutto, eppure il Padre è disposto a perdonarmi, mi attende, vuole accogliermi di nuovo. Ecco, non possiamo passare indifferenti davanti a questo testo, non possiamo non commuoverci un po' anche noi, pensando a questo Dio che mi attende, mi lascia libero, ma mi attende e non vede l'ora di abbracciarmi e di fare festa per me e con me. Ecco, il tempo della Quaresima dovrebbe essere proprio questo cammino di ritorno alla casa del Padre. Dovrebbe essere un prendere coscienza della propria fragilità, avere l'umiltà di dire ho sbagliato, non sono perfetto, sto sperperando tutti i doni che il Signore mi sta facendo, ma voglio di nuovo essere nella sua casa. Non stiamo qui a commentare questa parabola che lascio, ecco, alla vostra meditazione personale, perché già tanti commenti ci sono e tante riflessioni si possono fare. Vorrei insistere soprattutto su questo punto. Ecco, mettiamoci anche noi nei panni di questo figlio che vuole rimettersi in cammino e gustiamo anche noi, ad esempio attraverso il sacramento della riconciliazione, della confessione, l'abbraccio benedicente di Dio, il suo perdono. Ma proviamo anche a metterci nei panni dell'altro fratello, il fratello maggiore, quello che non se ne va mai da casa, quello che serve il padre da anni e che se la prende, si arrabbia quando vede che il padre fa una festa per il figlio che aveva sperperato tutto e che poi torna a casa. Ecco, si chiede, ma perché, ma per quale motivo questo tuo figlio che, ecco, ha perso tutti i tuoi averi con le prostitute e che è tornato, perché fai festa per lui? Ecco, tante volte è più il fratello maggiore che ci rappresenta. Nel momento in cui noi ci rapportiamo con Dio non come un padre, ma come un datore di lavoro, come qualcuno a cui rendere conto. Noi potremmo dirgli, ma io in fondo vengo tutte le domeniche a messa, osservo tutti i tuoi comandamenti, non faccio neanche uno sbaglio e quindi sto a posto.
e chiusi nel nostro formalismo come i farisei a cui si rivolge Gesù, chiusi nella nostra esteriorità, rischiamo di chiudere il cuore alla fraternità. Dice il fratello maggiore, questo tuo figlio, non usa la parola fratello, sarà poi il padre che dirà, questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ecco, rapportarci con Dio che è padre significa anche riscoprire gli altri come fratelli. Ecco, questa parabola ci tocca da vicini. Non possiamo arrivare a Pasqua se non passando attraverso questa tappa fondamentale che è il capitolo 15 di Luca. E allora io l'augurio che faccio a me e a voi è di poter calarci pienamente in questo testo che ci viene offerto in questa Quaresima e di risentire tutto questo amore paterno di Dio che abbraccia il figlio prodigo, ma sicuramente avrà abbracciato anche l'altro, che ci corre incontro, che si getta al nostro collo, che ci bacia, che ci dà se stesso, perché Dio ha scelto di compromettersi con noi, ha scelto di condividere il nostro peccato per togliere questo peccato, per salvarci. Lui è il vero prodigo, il prodigo d'amore, il prodigo di misericordia e di perdono. Grazie allora, Signore, perché nei nostri cammini ci doni sempre la speranza di tornare a te. E come ci dice bene un quadro molto famoso che è il figlio prodigo di Rembrandt, questo padre con questo mantello rosso che è segno dell'amore e con queste due mani, una mano che è di uomo e una mano di donna, quasi a voler dire che Dio è padre che ci corregge, che ci rimprovera, che ci dà forza, ma è anche madre che ci dà tenerezza, amore e perdono. Ecco, contemplando questa immagine e guardando anche lo sguardo severo del fratello maggiore che non sopporta questo amore del padre, ecco, chiediamo di essere anche noi con tanta umiltà abbracciati dall'amore di Dio.